Ciao a tutti, oggi video prodotti finiti, quindi cominciamo all'istante e cominciamo random, pesco a caso. Allora, due saponi mani, questo è Arcalia, sapone liquido tè verde, senza parabeni, eccetera, eccetera, con antibatterico. Questa è la linea che si trova nei supermercati Panorama, quella diciamo un po' più naturale, un po' più attenta all'inci, mi è piaciuto molto. Lava bene, ha un buonissimo profumo fresco, l'ho utilizzato sul lavello della cucina, mi è piaciuto, non secca le mani, nulla da dire, sicuramente è un prodotto che potrei ricomprare. Un altro sapone liquido gigantesco, io di questi ne compro ogni tanto quando capito dai cinesi, il marchio è Natura Vera, sapone liquido rinfrescante, muschio bianco e fiori di cotone, sono, pare che sia un litro di prodotto, dura tantissimo, è straconveniente, il profumo è delizioso di tutte le tipologie, questo mi è piaciuto particolarmente perché muschio bianco e fiori di cotone sa proprio di dolce e di pulito, non secca le mani, nulla da dire, anche su questo va più che bene. Poi un prodotto per capelli che mi è piaciuto tantissimo, non lo immaginavo, ve ne ho già parlato, questo è un prodotto di Ecos che è un marchio biologico che si trova da Tigotà facilmente, non costa assolutamente tanto. Questo è un balsamo per capelli con succo di aloe ecologico, mi è piaciuto da impazzire, io lo sapete ormai ho i capelli piuttosto secchi, non credevo che un prodotto biologico di questo tipo potesse essere così efficace sul mio tipo di capello, me li districava perfettamente, li lasciava super setosi, molto morbidi, comunque non perdevano di corpo, facili da pettinare, l'ho trovato molto idratante, assolutamente un ottimo prodotto che prima o poi ricomprerò. Un prodotto che invece ho fatto un po' di fatica a terminare e che non penso ricomprerò è questo prodotto di L'Oreal Elvive Color Vive, questo è lo shampoo, crema lavante delicata, senza schiuma, senza solfati. Questo è quello proteggi colore, ce ne sono due tipologie, questo è quello rosso appunto per proteggere il colore del capello e mi pare che ci sia quello oro che è più nutriente. Questo shampoo, che poi non è uno shampoo, è stato molto chiacchierato l'anno scorso perché è uscito l'anno scorso ed è stato inviato a diverse youtuber, non l'ho acquistato, me l'ha regalato per il compleanno insieme ad altre cose una mia amica l'anno scorso. Ci ho messo praticamente un anno a finirlo. È un prodotto per fare il co-wash praticamente, quindi per lavare i capelli con una crema che non fa schiuma, quindi allora è comodo nel senso che è molto comodo per i viaggi perché non dovete portare tanti prodotti, voi fate un lavaggio con abbondanti pushate di questo prodotto e avete già i capelli anche trattati come se aveste messo un balsamo o una maschera. Funziona, direi, perché non posso dire che il prodotto non mi è piaciuto, ma avendo provato il prodotto di Macadamia Natural Oil, che trovo decisamente più efficace sul mio tipo di capelli, in questo percepisco, come dire, la sua commercialità. Voi lo sapete che utilizzo di tutto, uso i prodotti Garnier senza alcun problema, shampoo da supermercato senza assolutamente alcun problema. Però in questo ho riscontrato veramente tanta differenza di qualità rispetto al Macadamia Natural Oil. Ovvio che stiamo parlando di prodotti di fasce di prezzo diverse, con distribuzione diversa, senza ombra di dubbio. Però considerato che è un prodotto che non si usa tutti i lavaggi, che può appunto essere utilizzato in maniera concentrata in determinati periodi dell'anno e così via, se ricomprerò un prodotto del genere probabilmente comprerò quello, oppure farò un semplice co-wash con il balsamo, eccetera. Questo non credo che lo ricomprerò. Poi un altro prodotto capelli terminato, amato, adorato alla follia, è questo prodotto di Redken, Color Extend Magnetics Mega Mask. Si tratta di una maschera, non so se potete vederlo, all'interno di questo prodotto, di questa confezione, di questo tubo, c'è un altro tubo colorato fucsia, staccato, perché il contenuto è diviso
tra il prodotto contenuto in questo tubo principale e quello contenuto all'interno. Bisogna andare a schiacciare quando si usa il prodotto in questo punto, in modo da far miscelare al momento dell'utilizzo quello che contiene. Dunque, si tratta di una linea, questa, la Pillow Proof, se non mi sbaglio, di Redken, che è indicata per proteggere il colore e per ravvivarlo, per renderlo più luminoso, più riflessato, eccetera. Mi è piaciuta tantissimo. Oltre a fare tutto questo, mi lascia i capelli belli morbidi e belli nutriti. Mi è piaciuta tantissimo. Non la ricompro ora perché sto usando un prodotto simile come concetto che mi piace tantissimo, che costa meno e che trovo più facilmente. Ve ne parlerò nel prossimo video prodotti preferiti. Ma questa è una linea eccezionale. Sto utilizzando altri due prodotti di questa linea e la trovo veramente favolosa. Cioè, si capisce che sono prodotti professionali. Poi ho terminato un'acqua micellare Garnier, questa Garnier Skin Active acqua micellare tutto in uno, pelli sensibili, strucca, deterge, lenisce senza risciacquo, io risciacquo ovviamente, mi piace, quando la trovo in offerta io la ricompro sempre, mi sta per arrivare uno starnuto, arrivato, scusatemi. Quando la trovo in offerta la ricompro sempre perché onestamente non è la mia preferita, nel senso che se posso preferisco acque micellari che mi diano anche dei benefici in più oltre alla pulizia, ma considerato che è un prodotto a risciacquo e che funziona benissimo, spesso e volentieri torno a riutilizzarla. Come torno a riutilizzare ancora più spesso e ancora più volentieri quest'altro prodotto di Garnier della linea Fresh, struccante occhi delicato. E mi piace tantissimo, lo sapete ormai, non so quanti barattolini di questi ho finito oramai, non è un prodotto bifasico ma toglie il trucco perfettamente dagli occhi, non il mascara waterproof, per il mascara waterproof serve proprio il bifasico, ma per il mascara normale e per il tipo di trucco che faccio sugli occhi, che è un trucco sempre piuttosto pesante, questo è più che sufficiente. Di meglio rispetto a un bifasico a che ha un effetto molto rinfrescante sugli occhi, quindi se siete stanchi dopo la giornata è proprio piacevole appoggiare il dischetto di cotone con questo prodotto, non lascia residui unti, costa pochissimo, anche meno dei bifasici sempre della grande distribuzione. Altro prodotto capelli, It's Styling Adorn, questa è una mousse volumizzante testa fra le nuvole, ve ne ho parlato fino a farvi venire da vomitare, è una spuma meravigliosa che volumizza da corpo e consistenza al capello senza renderlo legnoso, mantenendolo morbido, ha un'ottima profumazione, mi fa durare la piega a lungo, l'ho già ricomprata e l'ho di nuovo in utilizzo, mi piace tantissimo. Altro prodotto della grande distribuzione che amo è Bagno Schiuma Mantovani, questo è il doccia schiuma neutro dermoprotettivo formula ipoallergenica, questo è quello al talco e fiori bianchi, anche di questo vi ho parlato di recente, proprio nel video precedente a questo se non mi sbaglio, comunque uno dei video che avete visto da poco sulla mia body care routine. Questi tra i bagno schiuma della grande distribuzione sono i miei preferiti, perfetti sulla mia pelle sensibile e irritabile, specialmente in estate, perfetti sulla mia pelle secca perché se non idratano sicuramente non seccano, non irritano la pelle, fanno una bella schiuma soffice, morbida, estremamente piacevole e questo ha un profumo favoloso. Talco e fiori bianchi, cioè immaginatelo, sa proprio di pulito, di bambino, buonissimo, buonissimo, sono spessissimo in offerta questi bagno schiuma, li trovate anche a 99 centesimi, favoloso. Un profumo, io quando arrivo qui il profumo lo considero finito, nel senso che io tengo tutti i miei vuoti, diciamo, di profumo, ogni tanto li vado a riannusare per fare una specie di viaggio nei ricordi e nella mia vita, insomma. Questo è un profumo di cui vi ho parlato moltissimo spesso, quest'estate tanto. Mi avete scritto che purtroppo l'hanno tolto dal commercio, mi dispiace da impazzire. Si tratta di Terry Mugler Womanity, è un profumo molto particolare,
Il primo profumo salato della profumeria commerciale contiene fico, foglie di fico, legne di fico e caviale salato. Un profumo molto molto controverso, nel senso che, come quasi tutti i profumi di Terre Mugler, o piacciono moltissimo o respingono moltissimo. Io lo trovo favoloso, di gran carattere, fresco, molto particolare, adatto anche a un uomo secondo me. Proverò a cercare a vedere sul web se lo trovo ancora, ma purtroppo in profumeria non lo si trova più. Un altro prodotto skincare terminato, questa è una mini taglia dell'acqua distillata alle rose Roberts, un tonico che io torno a utilizzare molto spesso nella mia vita, specialmente quando non ho idee precise o particolari su dei tonici da provare. Con questo sono sempre serena e tranquilla, mi piace la profumazione, mi piace come lascia la pelle morbida, idratata e tonificata. Trovo che sia comodissimo il fatto che di tantissimi prodotti di questa linea ci siano le mini taglie. Questa era quella che avevo portato al mare, comoda, mi piace, potrei ricomprarlo in futuro, lo ricomprerò sicuramente. Un'altra mini taglia di un prodotto favoloso, questo è un prodotto di Kiehl's, il Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, quindi questo è un gel della famosa linea alla calendula di Kiehl's, di cui è molto più famoso il tonico, che è costosissimo, che è quello che contiene dei petali di calendula all'interno. Si tratta di una linea studiata per pelli sensibili ma miste, quindi perfetta per me. Ha un potere, tutta la linea di pulizia, diciamo, ha un potere astringente, riequilibrante della produzione del sebo, ma al contempo molto lenitivo, rinfrescante, morbido sulla pelle. Questo gel è favoloso, trovo che sia migliore rispetto al tonico, che mi piace, ma ho trovato altri tonici molto buoni che costano molto molto meno. Questo è un prodotto che invece su di me ha fatto la differenza. Come spesso capita per i prodotti Kiehl's, come spesso vi ho detto, questa mini taglia da 75 ml io l'ho utilizzata almeno 2 mesi e mezzo, perché i prodotti Kiehl's rendono tantissimo nel tempo, quindi anche se costa un po', comunque potete distribuire l'utilizzo nel tempo con facilità. Avrei voluto ricomprare la taglia grande, ma sto utilizzando adesso un gel che mi sta piacendo moltissimo e trovo che abbia delle similitudini con questo, per cui al momento non lo compro, ma lo comprerò o in mini taglia, così, visto quello che dura, l'ho pagato circa 10 euro mi pare, o in taglia grande, perché mi ci trovo veramente benissimo. Un altro prodotto Kiehl's in mini taglia che mi ha accompagnata tutta l'estate, che per ora non ricomprerò perché non mi serve in questo momento, cioè spero che non mi serva più e che arrivi per davvero un po' di fresco, questo è il Kiehl's, sempre di Kiehl's, Cactus Flower and Tibetan Ginseng Hydrating Mist. Quindi è una mist, semplicemente un'acqua da spruzzare sul viso per andare a rinfrescare il trucco, a rinfrescare la pelle, a reidratarla, a darle una botta di tonicità e vigore. Io mi ci sono trovata molto bene, ha una profumazione che sa un po' di lavanda, di geranio, molto particolare, comunque non invasiva, è piaciuta tanto anche ai miei amici, perché tutte le volte che lo spruzzavo mi chiedevano uno spruzzo, anche questo. Mi è durato tutta l'estate, quindi nulla da dire, ottimo prodotto. Poi vabbè, togliamo un po' di queste schifezze nei soliti cotoncini levatrucco. Allora, i quando è quadrotti di Tigotà, che mi piacciono sempre tantissimo, questi di Arcalia, maxi dischetti struccanti 100% cotone, sempre pan panorama, assolutamente equiparabili a questi di quando è, mi ci sono trovata bene. Questi sono dischetti Auchan, quelli piccoli, però io i dischetti piccoli li utilizzo solo per togliere lo smalto, non li uso mai per struccarmi, non mi trovo bene, per togliere lo smalto questi sono perfetti. Potreste sottolinearmi che va bene quasi tutto per togliere lo smalto, però devo dire che anche sui dischetti, appunto per questo utilizzo, io sono un po' selettiva, nel senso che non sopporto quelli che perdono i pelucchi, che stanno mezzi appiccicati allo smalto, mezzi no, proprio mi urta la sensibilità. Non è una gran cosa, però insomma ci sto attenta anche in quel caso. Un prodotto da doccia terminato, nel senso che questo, per come è fatto il prodotto, non riesco più a farlo uscire, è comunque questo un bagno doccia che abbiamo nella doccia da anni e siamo riusciti a finirlo finalmente.
deriva da un regalo, era in un cofanetto col profumo, se non mi sbaglio. Questo è Gucci Guilty Black, è un bagno doccia, un bagno schiuma che ha lo stesso profumo del profumo. Io non amo questo genere di prodotti perché trovo che siano sempre molto profumati ma molto poco adatti alla mia pelle. Tendenzialmente sono piuttosto aggressivi. L'ha utilizzato più che altro mio marito, molto bello, sono bei prodotti da regalare, ma insomma io non li comprerei. Poi ho purtroppo finito una maschera che mi è piaciuta da impazzire. Questa va dritta nei prodotti preferiti dell'anno al 100%. È una maschera di Phytorelax della linea Multivitamin A più C più E, maschera viso purificante, defaticante per pelli spente e impure. È favolosa. È una maschera che dona idratazione, morbidezza alla pelle, ma al contempo molta luminosità. Non è una maschera aggressiva, non è una maschera purificante che tende a tirare la pelle, anzi, non si asciuga mai sul viso, resta morbida, facile da sciacquare, la si può fare anche la mattina senza rischio di rimanere irritata, ci si può truccare dopo perché lascia questo aspetto veramente luminoso e davvero riposato. Ottimo prodotto, a me questa linea di Phytorelax piace tantissimo. Un altro prodotto finito che vi avevo già annunciato in un precedente video che ho finito è questo prodotto di Etherea della linea Lux. Questo mi era stato inviato dall'azienda insieme all'Essence che non ho ancora terminato e che adoro, lo sapete. Questo è il peeling enzimatico, quindi il prodotto è una sorta di gel piuttosto appiccicoso, un po' vischioso, ma abbastanza consistente. Non contiene particelle per un peeling o uno scrub meccanico, ma funziona con, è attivato con l'acqua dopo che l'avete tenuto in posa come una maschera, un 3-5 minuti diciamo. Andate a sciacquarlo e massaggiate con l'acqua, in quel caso si attivano gli enzimi che vanno a praticare questo peeling, appunto non meccanico ma enzimatico. Pulisce molto bene il viso, lascia il viso molto luminoso e questo prodotto ha di particolare che contiene anche dei principi idratanti e lenitivi, quindi consigliabilissimo a chi ha una pelle tipo la mia, che quindi necessita sì di pulizia ma anche di idratazione, di lenimento, per pelli mature, per pelli spente, per pelli che non amano essere aggredite appunto, e per chi è attento all'inci ovviamente, perché Etherea è un'azienda biologica. Mi è piaciuto moltissimo, vi ho già detto però che amo molto anche quello di Simon & Tom, di cui tante volte vi ho parlato. Sulla mia pelle trovo che abbiano effetti molto molto simili. Ovviamente qua parliamo di un prodotto leggermente più costoso e totalmente biologico, in quel caso un pochino meno caro e non biologico, quindi insomma a voi la scelta, a me piacciono entrambi, potrei ricomprare sia l'uno che l'altro. Poi ho terminato queste salviette lavatrucco che mi sono piaciute tantissimo. Sono le Speedy Care struccante detergente all'acqua micellare, makeup remover, sono 72 salviette con acqua di camomilla e vitamina E, senza alcol e senza parabeni, testate dermatologicamente in morbido tessuto con cuscinetti massaggianti. Sono tra le salviette levatrucco migliori che abbia mai provato, anche migliori di quelle di acqua alle rose, che erano le mie preferite fino a provare queste. Allora, sono grandi, sono 72, sono stra imbevute dalla prima all'ultima, le ho utilizzate sul viso spesso quest'estate perché spostandomi in vacanza e così via ho portato queste, non i boccettoni di acqua micellare. Trovo che strucchino molto bene, non irritano minimamente la pelle, non la fanno bruciare, non lasciano residui fastidiosi, appiccicosi. Io andavo sempre comunque a sciacquarle, ma mi rendevo conto che non mi lasciavano la pelle appiccicata e unta e infastidita come spesso mi capita con le salviette. Hanno questa meravigliosa apertura salva freschezza, costano pochissimo, sono spesso in offerta, le ho trovate da Tigotà. Ora non ho queste in utilizzo, ora le uso molto meno per la verità, per il viso può capitare qualche sera tardissimo che proprio sono stanca, ma normalmente durante l'anno le salviette le uso per togliere gli swatch e così via. Non ho queste in utilizzo, ne ho un altro, mi pare di Licia, che non sono così efficaci neanche per togliere gli swatch, quindi io ricomprerò queste senza dubbio, sono ottime, se le trovate ve le straconsiglio.
Poi altre salviette terminate, queste sono mini salviettine da borsetta, sempre salviette struccanti della Gardenia, 10 salviette, io spesso uso questo formato pocket da portare in borsa quando faccio i miei giri in profumeria per pulirmi le mani, niente male. Poi ho terminato due campioni, mi pare, no, tre forse, sì, tre di questa meraviglia. Io adoro questo prodotto, vi ho parlato tantissimo qui sul mio canale di questo siero d'Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, quello viso. L'ho usato, ne avrò comprato almeno 10 se non 15 boccette in tutta la mia vita, da quando mi occupo della mia pelle. Ma non mi ricordo se in passato avevo provato il siero occhi, forse sì onestamente, ma non me lo ricordo. Vi ho già detto in altri video che mi sono assolutamente abituata e non posso più tornare indietro all'utilizzo del siero anche per il contorno occhi prima della crema occhi, e questo è fenomenale. Tutte le cose meravigliose che ho riscontrato in anni di utilizzo con l'altro siero viso le riscontro sul contorno occhi. Mi lasciano il contorno occhi luminoso, liscio, riposato, aiuta tantissimo questo prodotto a proprio rinnovare la zona, a tenerla nutrita. Io lo amo alla follia, prima o poi lo comprerò. Credo di avere altri campioncini, ho iniziato a sfruttare un po' di più i campioncini che ho, li ho divisi e cerco di utilizzarli in modo da fare cicli completi o perlomeno semi completi di utilizzo dello stesso prodotto continuativamente. A parte il risparmio, ma così mi rendo veramente conto se un prodotto mi piace tanto e ha degli effetti duraturi nel tempo oppure no. Questo è fenomenale. Poi altri campioncini, visto che ci siamo, ho utilizzato questi due campioni di due prodotti Mades della linea Skinix, quella linea diciamo un po' più alta come livello e anche come prezzo, della linea Intense Repair. Questo uno è il siero contorno occhi e una la crema contorno occhi. Avevo già utilizzato tutti e due in passato e mi piacciono moltissimo entrambi. Potrei comprarli in taglia di vendita perché mi ci trovo davvero bene. Della stessa linea ho terminato invece in taglia di vendita, questo mi è stato omaggiato dall'azienda, Skinix Intense Repair Advanced Anti Wrinkle and Lifting Face Serum. Quindi questo è il siero appunto anti-age, liftante e anti-rughe viso. Mi è piaciuto tantissimo, ha una consistenza piuttosto fluida, non è liquido, va ben massaggiato sulla pelle, si assorbe all'istante, non è grasso, non lascia film, non lascia residui, si assorbe subito. Utilizzato anche nella zona, almeno qui nella prima parte del collo, io ho notato un'effettiva efficacia rimpolpante, il viso più tonico e soprattutto una ridefinizione dei tratti del viso. Quindi direi che combatte abbastanza efficacemente il cedimento strutturale. È un ottimo prodotto anti-age, voglio provare di più di questa linea anche le creme perché mi ispirano veramente molto, ottimo. Poi ho terminato un altro prodotto capelli, questo non l'ho terminato ma è successo quello che temevo. Questo è un prodotto di Avon Naturals, il balsamo della linea idratante all'avocado e mandorle. Io sto utilizzando anche lo shampoo che non ho terminato. Mi piace molto il balsamo, lo trovo nutriente, idratante e lascia i capelli comunque leggeri e facili, docili al pettine. Quello che non mi sono mai spiegata è il packaging, questa non è una maschera, è un balsamo con la consistenza di un balsamo, anche piuttosto liquido direi. Non ha alcun senso secondo me un packaging di questo genere, potrebbe essere in tubo tranquillamente come lo shampoo. Infatti mi si è molto miscelato all'acqua, perché sotto la doccia comunque se ci cade l'acqua il prodotto si miscela, si è annacquato, in più mi è scivolato dalle mani perché non è comodo gestire un prodotto liquido in questo modo, mi è scivolato, si è rotto il tappo e almeno la metà del prodotto l'ho riversato nella doccia e quindi tocca buttarlo via. Lo comprerei, questo me l'aveva regalato la mia amica Valle, lo comprerei se cambiasse il packaging, così è davvero ingestibile ed è un vero peccato. Ho terminato un burro labbra al propoli di Apiarium, mi è piaciuto molto, l'ho utilizzato tutta l'estate, abbastanza liquido diciamo, non troppo ceroso, non troppo denso. Io abituata agli dolci labbra al Camilla, questo è molto scivoloso sulle labbra, ma l'idratazione è ottima, lascia anche un leggero
leggero effetto lucidino, se usate solo questo ad esempio senza il rossetto è anche carino da vedere, buonissimo profumo, ingredienti tutti naturali, nulla da dire, un buon prodotto. Ho terminato un altro campione di Lancôme del Visionnaire Eau Eye On Correction, questo è un meraviglioso contorno occhi, troppo buono perché costa un accidente, ma io quest'inverno credo lo comprerò. Appunto è un balsamo, è assolutamente un balsamo, bello corposo, da spalmare sul contorno occhi, ma però non lascia film grasso sulla pelle, non lascia residui. Io l'ho usato la sera, ma quest'inverno potrei usarlo anche di giorno, è favoloso. Queste sono pochissime ml, sto facendo il trattamento completo, ho usato solo 3 di questi in più di un mese e mezzo da... non mi ricordo, sono pochi ml, comunque 3 ml l'uno, dura tantissimo perché essendo molto corposo ne basta poco e vabbè, massaggiato nella zona, è semplicemente favoloso, lo amo. Poi un prodotto unghie, questo è un prodotto di P2, anzi Pizzvai, visto che sono tedeschi, è il Quick Dry Spray, è un prodotto per far asciugare prima lo smalto, continuo a preferire le goccine di Kiko, ma anche questo è un prodotto che funziona benissimo, se capito da OVS potrei ricomprarlo. E poi ho terminato un po' di prodotti trucco, prima fra tutte butto via questa spugnetta di Real Techniques, completamente andata. A me non durano poco, io ho sentito dire che durano pochino queste rispetto alle Beauty Blender. Io devo essere onesta, la Beauty Blender non l'ho mai provata, ma semplicemente perché mi trovo da Dio con questa, anche per il taglio. A me qualche mese durano, certo le lavo abbastanza, anzi tanto, tendono tutte a spaccarmisi qui nella parte centrale, ma devo dire che mi ci trovo benissimo, io ormai non riesco più a applicare fondotinta in altro modo, mi piace troppo. Poi due mascara, entrambi di Essence, questo è il Lashes of the Day Super Volume e questo invece è il Volume Stylist Curl and Hold Mascara with Styling Waves. Allora, sono entrambi mascara volumizzanti abbastanza diversi tra di loro. Questo volumizza e allunga anche un po' e lascia le ciglia un pochino più ordinate, più facile da gestire anche come scovoli, come scovolino. Questo invece fa un effetto decisamente più drammatico, un effetto più cerbiattoso, diciamo, e questo è lo scovolino. Devo dire che entrambi, vedete che è anche più grosso e più incurvato, anche perché incurva un pochino anche. Entrambi sono finiti, anzi si sono seccati piuttosto presto. Non mi capita con tutti i mascara di Essence, però devo dire che in generale i mascara Essence si seccano un po' prima di altri mascara, ma onestamente per il costo che hanno e per l'effetto che hanno sulle mie ciglia l'uno per l'altro, alcuni li preferisco per un verso, alcuni li preferisco per altri, devo dire che vale la pena perché costano talmente poco che anche se si seccano un po' prima degli altri, pazienza, cioè comprassi tutto l'anno solo questi forse non arriverei a pagare il costo che spenderei per mascara di alta o media profumeria comprati due all'anno, ecco. Quindi secondo me ne vale sempre la pena, onestamente. Altri due prodotti assolutamente low cost, meravigliosi, e lo sapete se mi seguite che li amo, sono gli Astra Long Stay Concealer. Questi hanno un'alta coprenza, un SPF 15, sono quasi full coverage e una lunghissima durata, eccezionali, sono effettivamente così, e in più non segnano il contorno occhi, non vanno nelle rughette, si fissano, non si muovono assolutamente, non hanno un effetto molto illuminante della zona, ma decisamente molto coprente. Se avete occhiaie pesanti ve li straconsiglio, costano veramente poco. Il problema della profumeria a basso costo è un po' sempre in questi casi il range colori. Io infatti ho sia il 2 che il 3, li ho utilizzati a volte il 2, a volte il 3, a volte insieme. Ora ho ricomprato il 3 perché va bene il 3 su di me in questo periodo dell'anno, ma in generale perché ha quel minimo di pescato in più che contrasta meglio il colorito delle mie occhiaie, che comunque va ad amalgamarsi comunque al resto della mia carnagione. Se li trovate provateli e poi ditemi come vi trovate, perché per me sono favolosi.
Poi devo buttare via questo prodotto di Claren che a me piace tantissimo, ma io non lo posso più tenere da nessuna parte. È lui il Comfort Lever, sono quasi alla fine in realtà, adesso si sta depositando, ne ho usati 2/3, ma io non so per quale motivo, anzi probabilmente perché è un po' vecchio, anche se in realtà non ha neanche superato la scadenza, a dir la verità, ha 12 mesi di scadenza e io 12, mi pare di sì, ce l'ho da Natale, quindi non so. Fatto sta che è tutto mollaccioso, fa i fili e soprattutto perde. Cioè, nelle pochette non lo posso più tenere così perché macchia qualsiasi cosa, lascia tutto unto, appiccicoso. Ma anche tenuto in piedi, l'ho tenuto così su un mobiletto, perde anche da qui perché trovo tutto sporco sotto, i prodotti che si avvicinano si sporcano, quindi mi spiace ma lo devo buttare. Può darsi che ricomprerò un altro prodotto così di Claren in futuro, cercando però di finirlo un po' prima. Secondo me, non lo so, ho preso troppo caldo, può darsi che anche abbia preso caldo perché fa tanto caldo, quindi può essere. Ho finito con questo, spero di esservi stata utile in qualche modo, vi mando un bacio e alla prossima se vi va, ciao!